Ciao a tutti, sono Nicola Sartore di I Like Drums e oggi sono qui per parlarvi di un argomento molto delicato che spesso e volentieri fa discutere in maniera anche molto accesa i batteristi tra loro. Il centro di questo dibattito è il limite che solitamente viene posto all'uso del Charleston nel momento in cui si decide di utilizzare una doppia cassa o il doppio pedale. Questo perché non abbiamo due piedi sinistri. Nel momento in cui solleviamo il nostro piede sinistro dal pedale del Charleston per appoggiarlo sul pedale della cassa o del doppio pedale, non siamo più in grado di gestire l'apertura. Quindi, salvo che la sezione del brano che stiamo suonando non si presti all'uso di un Charleston molto aperto mentre stiamo leggendo un pattern di cassa con entrambi i piedi, abbiamo un problema. Allora, bisogna ammettere che questa cosa non è risolvibile. Però ci sono una serie di accorgimenti, accessori, trucchi e trucchetti che possiamo usare per far sì di aumentare ulteriormente le nostre possibilità di accompagnamento nel momento in cui abbiamo entrambi i piedi impegnati sulle casse. La prima alternativa di cui vorrei parlarvi non è la più economica, perché prevede l'acquisto di altri piatti, ma è sicuramente la più facile a livello di esecuzione, nel senso che potremmo spostare semplicemente la nostra mano destra o sinistra con cui stiamo facendo l'accompagnamento su un altro piatto, che in questo caso potrebbe essere o un Charleston o uno stack posizionato su un supporto per Charleston chiuso. Questo genere di meccaniche non va confuso con le aste per Charleston remoti, che sono nettamente più complesse perché prevedono l'utilizzo comunque di un altro pedale e di un cavo connesso ai piatti in modo da poterne gestire l'apertura. Ma a quel punto saremmo da capo, perché avremo nuovamente un piede vincolato a un pedale d'espressione del Charleston. Mentre invece ciò di cui abbiamo bisogno è avere entrambi i piedi liberi per la nostra cassa o le nostre casse. Questo genere di asta ce lo permette accoppiando semplicemente due piatti a nostra scelta e tenendoli in posizione. Abbiamo a disposizione due settaggi, un settaggio aperto e un settaggio chiuso. C'è bisogno di precisare però che il settaggio aperto si rivelerà in realtà un settaggio semi chiuso, visto che il superiore dei due piatti sarà lasciato libero di appoggiarsi morbidamente su quello inferiore. Il settaggio chiuso invece saranno i due piatti a stretto contatto uno con l'altro. La seconda alternativa che vi propongo oggi è il drop clutch. Il drop clutch è un accessorio che viene prodotto da diversi marchi, tra cui DV e Gibraltar. Io in questo caso ne ho un modello della Pearl. Comunque il funzionamento è uguale per tutti i marchi. Funziona esattamente come un nostro blocchetto standard del Charleston. Si divide però in due parti, una superiore e una inferiore. La parte inferiore si occupa esclusivamente dell'alloggiamento del piatto. La parte superiore invece, con la vite a farfalla, si occupa del fissaggio sull'asta. Queste due parti vengono tenute insieme da una leva uncinata che è la stessa che permette il meccanismo di sgancio. Quindi normalmente le due metà del drop clutch si muovono insieme, come un normalissimo blocchetto. Ma nel momento in cui azioniamo la leva di sgancio, la metà inferiore collasserà fino a far sì che il superiore dei due piatti del Charleston si appoggi su quello inferiore. A questo punto che cosa otteniamo? Otteniamo un Charleston semi chiuso senza la necessità di avere il piede sinistro sul pedale dell'asta. Però si pone il problema di ritornare nella posizione di partenza, perché in questo momento abbiamo i due piatti del Charleston collassati uno sull'altro. Se lo sgancio del drop clutch potrebbe essere leggermente problematico, perché bisogna riuscire a trovare un momento all'interno dell'esecuzione per riuscire manualmente a sganciarlo, invece il recupero è estremamente facile. Basterà riposizionare il piede sul pedale del Charleston e pigiare fino in fondo. L'asta interna si abbasserà portandosi dietro la metà superiore del drop clutch, che andrà a riagganciarsi alla metà inferiore, rimettendovi in grado di gestire le aperture e le chiusure del Charleston stesso. Quindi il drop clutch si rivela tra le tre la soluzione più economica. Non l'ho presentata per prima semplicemente per questa difficoltà aggiunta in fase di sgancio. Ma se io volessi suonare un pattern di doppia cassa o di doppio pedale e accompagnare su un Charleston chiuso, come posso fare? È qui che interviene la nostra terza alternativa, il Cobra Clutch.
Il Cobra Clutch è un brevetto esclusivo Tama ed è un pedale aggiuntivo a due zone che viene posizionato a sinistra del pedale del Charleston. Grazie a un meccanismo di rotazione interna e a un'asta a martello, con un semplice movimento di tallone, sono in grado di attivare questa meccanica che andrà a sostituire il mio piede sinistro sul pedale del Charleston. E allo stesso modo, con un movimento altrettanto semplice, sempre col tallone del mio piede sinistro, sarò in grado di sganciare questa meccanica per far sì di riprendere il controllo sul pedale del Charleston. Ha svariate possibilità di regolazione, sia per quanto riguarda il fine corsa, quindi decidere quanto i due piatti potranno allontanarsi uno dall'altro, sia per quanto riguarda la forza con cui verranno tenuti insieme. Anche da solo sarebbe in grado di offrirci lo stesso risultato che ci offre il drop clutch, ma a me piace utilizzare questi due accessori contemporaneamente, di modo da avere due scelte. Quindi il drop clutch mi permetterà di avere i piatti semi chiusi, mentre invece il Cobra Clutch mi permetterà di avere i piatti molto chiusi. Ricapitolando, grazie a questi tre accessori riusciamo ad avere 5 possibilità di gestione del Charleston diverse. La prima è semplicemente il nostro uso standard dell'asta del Charleston, quindi potremo attraverso il piede sinistro gestire l'apertura e la chiusura. La seconda e la terza possibilità sono l'utilizzo di quest'asta aggiuntiva che ci permette di accoppiare due piatti a scelta, siano essi Charleston o Stack, in posizione semi chiusa o chiusa. La quarta possibilità invece è il nostro drop clutch, che ci permette di avere il Charleston principale in posizione semi chiusa, e la quinta invece è il Cobra Clutch, che ci permette di avere il nostro Charleston principale in posizione chiusa. Spero di avervi dato qualche informazione utile per i vostri prossimi acquisti, o comunque per riuscire a trovare il vostro modo per gestire Charleston e affini mentre state utilizzando una doppia cassa o un doppio pedale, o perlomeno spero di avervi dato delle argomentazioni utili durante le vostre discussioni con i batteristi che sosterranno che non si possa utilizzare il doppio pedale o la doppia cassa perché ciò vi impedirà di utilizzare il pedale del Charleston. Continuate a seguirci su ylegdrums.com e sulla nostra pagina Facebook e ci vediamo alla prossima puntata.